Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink in questo nuovo episodio di Yokai Watch 3. Da oggi fino a mercoledì caricherò per 3 giorni i pionieri yokai, ovvero oggi andremo a vedere Tarwin, domani andremo a vedere Gattoforo e infine mercoledì andremo a vedere T-Energison. La missione da fare per prendere questi 3 yokai è davvero lunga, ci vogliono almeno 15 giorni perché diciamo che per prenderli bisogna leggere 3 libri e questi 3 libri hanno 5 capitoli ognuno e si può leggere un solo capitolo al giorno, quindi andando alla scuola di Lesud, appunto in America, bisogna andare nella biblioteca, quindi partendo appunto dal cortile, scendiamo in basso, c'è la biblioteca, e io ho iniziato, personalmente ho iniziato da Tarwin, ma potete iniziare da uno qualsiasi, quindi un massimo di un capitolo al giorno, alle 6 della vita vera si resetta la console e potete leggere un altro capitolo del libro. Quindi io ho iniziato appunto con Tarwin, ho letto tutti e quanti 5 capitoli che recitano. Biografia di Tarwin. Il nome completo di Tarwin era Charles Tarwin. Nacque un paio di secoli fa in una famiglia molto benestante. Suo nonno era un celebre biologo e influenzò molto il pensiero di Tarwin. Sin da piccolo Tarwin amava raccogliere campioni che trovava nella natura. Gli piaceva osservare il giardino e raccogliere gusci e pietre. Biografia di Tarwin, fine capitolo 1. Andiamo col secondo capitolo. Abbiamo finito il capitolo 1, passiamo al capitolo 2, certamente. Durante la giovinezza, Tarwin voleva diventare un dottore come suo padre, ma odiava la vista del sangue, perciò preferì dedicarsi a un altro campo. Raccoglieva insetti e minerali, imparando molto dalla natura che lo circondava. Imparò le tecniche di tassidermia da uno schiavo liberato esperto di spedizioni. Tutto ciò si rivelò molto utile quando Tarwin organizzò le sue spedizioni. E fine capitolo 2. Passiamo quindi al terzo capitolo. Tarwin, poco tagliato per la medicina, raggiunse un punto di svolta. Decise di imbarcarsi sul Beagle per una spedizione intorno al mondo. Durante la spedizione osservò e raccolse molti campioni. Si dedicò in particolare alle tartarughe, agli uccelli e agli iguana di isole lontane. Questo momento fu fondamentale per la sua ricerca futura. Capitolo 3, fine. Vengo al capitolo 4. Dopo aver girato il mondo a bordo del Beagle, Tarwin iniziò a tenere lezioni sugli animali e le piante che aveva trovato. A contempo continuò le sue ricerche basandosi sui dati raccolti in viaggio. Pubblicò così un libro importante sull'evoluzione delle specie. Il libro suscitò un gran scalpore e segnò un punto di svolta per la scienza. Fine capitolo 4. Il capitolo 5, che è il capitolo finale, ci dice: Tarwin pubblicò un libro importante sull'evoluzione delle specie. All'inizio le sue idee sull'evoluzione non ebbero molto successo, ma col passare degli anni furono generalmente accettate. Continuò a lavorare fino alla fine e fu celebrato a livello nazionale. Il suo lavoro fu studiato in tutto il mondo. Biografia di Tarwin, fine. Abbiamo finito di leggere la biografia. Tarwin era davvero una persona importante. Mi sembra di aver sentito qualcuno. Wow, ma è Tarwin! Sono Tarwin, piacere di conoscerti. Che cosa? Tarwin è uno yokai? Mi sono evoluto da umano a yokai. È un po' difficile che accada. Si può davvero chiamare evoluzione? Beh, si è trapassato. Ti ho visto leggere la mia biografia e ho deciso di venire a conoscerti. Mi trovi sempre sull'isola deserta in fondo al fiume. Vieni a trovarmi. Potremmo discutere di scienza. Ci vediamo. Ciao Tarwin. Verrò subito a prenderti. Che bella sorpresa. L'isola deserta in fondo al fiume. Esiste davvero un posto simile? Certo che esiste, andiamo a vederlo. Insomma, una missione in 5 giorni non è proprio tanto facile. Comunque sì, adesso possiamo andare con la nostra bellissima zattera all'isola disabitata. Vediamo qual è quest'isola. La mia zattera, come vedete, insomma, l'ho un attimino rimodernizzata, l'ho preparata benissimo e ha molta manovrabilità, resistenza e velocità sono a pari merito, quindi andiamo. La strada è molto semplice, tutta a sinistra. È la prima isola sulla quale incontriamo Steve Jobs, quella dove troviamo appunto anche i pezzi, che diciamo che erano i prototipi del rango dell'orologio Watch, no? Quindi mi raccomando, sempre a sinistra, mai a destra.
non è un riferimento politico. No, no, no. Io e la politica siamo su due mondi completamente diversi. Proprio non me ne interesso per niente. Solo se ci sta la caccia ai soldi, per il resto nulla. Ecco, c'è il secondo bivio, ancora a sinistra. E se non sbaglio, questo è l'ultimo bivio, quindi bene così. Quindi eccoci arrivati all'isola disabitata. Eccola qua. È questa, no? Antiche rovine. Basta che arriviamo fino in fondo e troveremo Tarwin ad aspettarci. Eccolo qui, va. Proprio dove era Steve Jobs la prima volta che l'abbiamo incontrato. Ok, prepariamoci. Ho solo una mela. Va bene, andiamo comunque sia. Oh, sei riuscito a trovare questo posto, bravo. Mi trovo su quest'isola per fare ricerche sull'evoluzione degli yokai. E me ne vado a Zonzo per perdere tempo. Scherzo! Per imparare qualcosa su queste creature è importante interagire e giocare con loro. Tu e i tuoi amici giochereste con me? Certo. Oh, fate i bravi! Fate i buoni, quello è il riferimento ai biscotti. Ok, Tarwin, che ti diamo? Una bella mela, magnatela, va! Io andrei subito anche con la pistola per... Ah, però la pistola può anche dare problemi perché... Può anche capitare il cuore, non è detto che capiti al 100% il danno. E comunque sia, se non uso, ecco, tanto per cambiare, se non uso sfuggente sulla pistola è perché non mi servono gli yokai sfuggente in squadra. Potrei mettere appunto Velenombra o Velenotto, però non mi servono gli yokai sfuggente, quindi non ce lo metto. Ecco perché uso altre monete del blaster. Dai, su! Ok, è un mistero che fa spirito aumentato. Facciamo danno, facciamo un bel po' di danno, insomma, non mi lamento. Ah, ok, si è spostato, perfetto. Maledetto. Maledetto. È furbo, non dovrebbe muoversi in questa maniera, però... Ok, aspetta. Ok, così rimane uguale. Perfetto. Dovrei beccarlo al 100% in questa maniera. Sì. Eccola la mano inferi di Elma! Oh! Oh, quanti danni! Pochi, veramente, non ne ho fatti molti. Riproviamoci con la pistola. Paradisola, secondo me, gli fa ricaricare la salute. Quindi anche lui potrebbe essere un curatore. Non lo so perché non ne ho idea di quello che faccia effettivamente. Mi sembra un curatore comunque sia a vederlo. Alto, perfetto, perfetto. Yes! E Tarwin è sconfitto e reclutato perché abbiamo usato il frutto proibito. Che vi ricordo, in descrizione c'è il link al QR code per i frutti proibiti. Ne avete 600, sbizzarritevi. Tarwin ti viene incontro. La tua forza deve essere il risultato della selezione soprannaturale. Facciamoci amicizia allora, dai. Tarwin. Lui è uno yokai pioniere, non è una leggenda, però è un pioniere, non è americano. Evolucio perché certamente, pensator, astro, teorico, eh sì, infatti teorico, ovvero che non crede a Dio, certamente. Eccolo qua. Sei molto forte, mi sono divertito. L'interazione umana è molto importante per la crescita degli yokai. Ci rivediamo presto per giocare di nuovo. Vuoi rigiocare adesso? Ah, devi riposare. Andiamo a vedere allora nel medaglium questo Tarwin. Eccolo qui, pioniere. Leggendario studioso di yokai che sia sul punto di teorizzare l'origine della specie? No. Aumenta di poco statistiche mentre aspetta di muoversi. Vediamo un po' che attacchi c'ha. Paradisola sa ripristinare tutti i PS degli alleati.
Insomma, mica male. Cavoli. Ad ogni modo, Kuj, questo video termina qui. Domani andremo a prendere un altro yokai pioniere. E sarà il secondo. Ce ne sarà anche un terzo che uscirà dopo domani. Quindi, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo, ovviamente, in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye.